Non lo so. Non lo so perché il collega sembra che abbia dichiarato che ci conosce molto bene, quindi sicuramente no. Io non li conosco per dire la verità, e quindi anche se abbiamo preparato la partita cercando di magari così di fare delle, come dire, di prevedere qualcosa che loro possono fare, però francamente non abbiamo delle grandi conoscenze dell'avversario, quelle che ci sono arrivate così, quindi sicuramente sarà una partita dura, in quanto il mio collega Pino Raffaele ha dichiarato che ci conosce molto bene, quindi domani non penso che sarà una partita per niente facile sotto tutti i punti di vista, anche perché sappiamo oggi che chi affronta l'Agragas lo affronta in un modo determinato. In questo momento la classifica dice che siamo la seconda forza del campionato, e quindi sicuramente tutti ci affrontano con grande determinazione e grande concentrazione, per come è giusto che sia. Quindi una partita che penso che sia difficile sotto tutti i punti di vista, anche se noi stiamo in una buona condizione sia da un punto di vista mentale che fisica, quindi andremo là per giocarci la partita nel modo migliore. Ci saranno novità tattiche nel mondo o confermato? Gli uomini anche. Non penso che lo dico oggi questo, perché se no do altro, già il mio collega mi conosce bene, se do altri vantaggi oggi, domani conviene che non andiamo neanche a Capo d'Orlando, gliela diamo vinta. No, non sono Ha d'accordo. detto che è la difesa più forte in assoluto del campionato. No, non sono d'accordo. Per me la squadra più forte rimane ed è il Savoia, poi c'è l'Agropoli, poi c'è la Battipagliese e poi forse ci siamo noi. Perché i conti bisogna farli alla fine. Non bisogna fare così come quando qualcuno, che noi eravamo nelle prime 4-5 giornate, noi eravamo messi in classifica, magari eravamo a metà classifica, dove ci vedeva davanti, c'era davanti l'Orlandina, qualche altra squadra. Io ho sempre tranquillizzato un po' tutti dicendo che noi veniamo subito dietro queste squadre, quindi, e sono ancora convinto di questo, ad oggi. Mister, il calendario alla mano, per molti domani è una giornata cruciale, importante, forse della svolta, Perché? e perché ci sono dei confronti diretti che potrebbero Allora, determinare una griglia davanti molto importante. io voglio ribadire un concetto: noi guardiamo solo ed esclusivamente a casa nostra. Questo è il nostro modo di vedere le cose. Questo, poi voi giornalisti le cose le potete vedere come volete, potete fare tutto quello che volete, ma noi, per quello che ci riguarda, in seno alla squadra, in seno allo staff, in seno a tutti i miei collaboratori, noi guardiamo solo ed esclusivamente a casa nostra. Senza fare, se la succede noi pensiamo intanto a fare il risultato noi, poi alla fine della corsa tutto quello che viene ci prendiamo. Quindi su questo noi non, veramente, perché se noi guardiamo quello che può succedere, perdiamo di vista i nostri obiettivi e perdiamo di vista quello che può essere il nostro campionato. Quindi noi non facciamo corsa su nessuno, noi facciamo corsa su noi stessi con molta tranquillità, con molta serenità, senza fare cose, dico, senza metterci davanti troppe cose, perché sennò poi, secondo me, la nostra mente e la nostra energia sono rivolte ad altro e rischiamo di fare male al nostro lavoro. Di? No, guarda, io ti rispondo subito. A me, quando succedono dei guai ad altre società, sicuramente è una cosa che mi dispiace. Non vogliamo gioire, non gioiamo, non abbiamo gioito sulle disgrazie altrui, perché poi alla fine è un problema che noi non ci vogliamo assolutamente entrare, perché è un problema che non ci riguarda. Noi possiamo parlare solo di campo, di calcio, poi di tutte le altre questioni a noi non ci riguardano, perché non abbiamo le competenze per poterne parlare, e quindi ritengo che fino alla fine sarà il Savoia la squadra che primeggia a oggi. Poi se fra un mese succede qualcos'altro, che io non auguro assolutamente,
Però voglio dire, noi guardiamo solo a casa nostra e non vogliamo gioire su disgrazie altrui. Ma possibilmente, guarda, domani mattina finisce tutto e non è successo niente, non è che è la prima volta che succede, quindi non, secondo me non... No, parlo domani, no, parlo io domani, domani che può essere fra una settimana, io questo guarda non lo so anche perché non conosco la situazione e neanche mi interessa aggiornarmi su quello che è successo. Buono. Buono, buono perché l'ho detto prima, veniamo da 5 risultati utili consecutivi, in campionato mi sembra, giusto? Non dico male. Poi abbiamo vinto, abbiamo passato il turno in Coppa Italia, la partita col Brindisi la facciamo in casa, quindi voglio dire siamo abbastanza sereni e consapevoli di quello che stiamo facendo, quindi penso che c'è molta soddisfazione da parte nostra e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Chiavaro ha avuto un problema ieri in allenamento e quindi salta la trasferta di Capodorlando. Diciamo messo a fuoco o no, lunedì o martedì perché facciamo un esame strumentale tra lunedì e martedì perché non ci sono i tempi tecnici, perché potevamo farlo anche oggi però non si vede niente, quindi per una questione tecnica spostiamo il tutto al flessore, al bicipite sinistro mi pare, se non ricordo male. Allora io mi sono espresso altre volte, quindi ripeto e ribadisco che l'Agragas rappresenta 450 abbonati, mi sembra, o 400-450 abbonati, rappresenta la prima squadra della città di Agrigento, rappresenta che domenica ci sono stati allo stadio, se voi mi confortate dai numeri, ci sono state circa 2500 persone. Io penso che le istituzioni in generale, a partire in prima persona dal sindaco per arrivare all'ultimo amministratore della città, deve rendere conto a queste persone. Io ti posso dire solamente che noi stiamo lavorando in condizione di grande disagio, ma non da quest'anno ma anche dallo scorso anno. Io ti prego a venire dove che mi spoglio io e vedi in quello, e vedi. No, no, dov'è che mi cambio? Nel senso non che mi spoglio, che mi cambio, che mi metto nei panni qua in abiti da lavoro, vedi in quale condizione siamo. Siamo in condizione sotto tutti i punti di vista, ci cambiamo quando c'è buio con la candela, tanto per dirti non sto dicendo una bugia perché vedi da noi che non c'è luce, vedi qua come siamo in sala stampa, penso che non sia, noi dall'inizio stagione che giriamo tra il campo sportivo di Palma, andiamo dai ragazzi alla Pinetina, là da Bellavia, che sono stati sempre nei confronti dell'Agragas, almeno da quando ci sono io, sono stati sempre disponibili a tutto e a tutto quello che gli abbiamo chiesto. Ora fortunatamente abbiamo questa struttura di Fontanelle dove ci stiamo allenando, anche se il campo in questo momento, come tutti i campi in sintetici, quando sono... che hai le prime, che vai a battere il campo per le prime volte, non ha una grande regolarità, però queste devono passare delle ore di calpestio per essere regolari. Non ci facciamo la doccia lì, quindi abbiamo, fra qualche giorno abbiamo un problema, fino a quando questi ragazzi, siccome noi per mia cultura la squadra non ha la cultura dell'alibi, quindi non cerchiamo scuse di nessuna ragione, però la cosa che urge è lo stadio e il Seneto renderlo in una situazione di che si può fare una partita di calcio, perché vuol dire rappresenta la provincia di Agrigento, fino a quando ci sono le province non lo so, però mi sembra che Agrigento dovrebbe rimanere un polo che abbraccia, però voglio dire rappresenta in questo momento, dopo Catania, dopo Palermo e dopo Messina e Trapani, penso che la quinta squadra che rappresenta l'isola è l'Agragas. Quindi mi sembra giusto che l'amministrazione parla chiaro, dice noi non vi possiamo dare niente, non possiamo fare niente, allora si siedono attorno a un tavolo da persone serie
però siccome io so che ci sono state troppe promesse fatte già dallo scorso anno, che a me questo è quello che mi dice la società, che non sono state mantenute, e io ti posso dire che il campo non è un campo di calcio questo, forse magari negli altri anni è stato peggio, però io ti posso dire che oggi questo, perché il campo di calcio ha bisogno della manutenzione, questo stadio non ha manutenzione, o quelle cose che sono state fatte solo esclusivamente perché l'Agragas ha pagato una ditta che ha fatto questi lavori per cortesia e ci hanno fatto i lavori. Quindi questa è la verità, perché se noi andiamo a vedere il campo non è un campo di calcio, dove si può fare una partita di calcio. Al di là dell'erba, del manto, il campo presenta anomalie. Il campo, se noi facciamo un giro nel campo, io faccio vedere le buche che ci sono, vi faccio vedere gli avvallamenti, vi faccio vedere che ci sono delle zone che il campo è, ci sono zone che è più duro, zone che è più molle, e questo può causare infortuni. Noi non ci alleniamo, quindi fortunatamente ci giochiamo solo la domenica. E noi un campo che non ci entriamo per 2 mesi, che non abbiamo fatto neanche un allenamento, tranne la partita amichevole che abbiamo fatto con la Primavera del Catania, il campo non può essere in questo stato. Quindi significa che il campo non è stato manutentato, e siccome la struttura è dell'amministrazione, penso che sia obbligo da parte oppure l'amministrazione dice chiudiamo i battenti e non facciamo calcio, perché non penso che ci possiamo presentare con uno stadio così. Pochi minuti fa il sindaco ha preso le dichiarazioni del presidente e avrebbe detto nel corso di un'altra conferenza stampa riguardo alla cattedrale, altre cose più gentile, che avrebbe deciso di dare la gestione della struttura alla società. Questo naturalmente dal punto di vista tecnico. No, ma io guarda, non ci voglio entrare. Io non ci voglio entrare nelle questioni di burocratiche o di altro. Io parlo di un punto, mi ha fatto una domanda e ho risposto per il campo e ribadisco, l'ho sempre detto, perché siccome ne va il mio lavoro e noi viviamo di risultati, io quando non faccio i risultati mi mandano a casa, vado aggredendo da un'altra parte, mi mandano a casa. Secondo me così dovrebbe essere pure con gli amministratori, quando non vanno bene ci vuole qualcuno che li prende e li manda a casa, ma questo deve succedere a tutti i livelli, a livello ospedaliero, ora qua stiamo allargando un po' la cosa, quando uno non va bene, quando uno non fa bene il suo lavoro, che non è professionale, non è serio, è giusto che andiamo a casa. E siccome l'interesse della... No, ma il problema non è che è solo il problema non è che è solo la dirigente, il problema è dappertutto, quindi non è che è solo. Questo è il portatore di campo, potrebbe essere responsabilità del gioco. No, assolutamente no. Sono infortuni che fanno parte di quella percentuale, anzi noi in questo momento siamo al di sotto della percentuale, che è intorno al 15-20%, quindi non è assolutamente da attribuire, anche perché ci stiamo allenando da 3-4 settimane sempre sulla stessa superficie. Il problema è quando cambiamo le superfici o troviamo superfici molle, dure, allora in queste cose ci può essere il rischio infortunio, ma in questo caso non è da attribuire al... A me oggi diventa facile dire questo, però non è così. Fa parte della casistica perché rientra negli infortuni annuali che possono succedere, nella media diciamo. Crepillù.